Uno dei due molto probabilmente si è bruciato, comunque non funziona come deve funzionare. Dove noi siamo già di fianco al nostro mezzo, andiamo ad inserire la presa come se ci dovessimo collegare alla 220 nel campeggio. Un punto di partenza per i prossimi video. Ma dalla nostra centralina del mezzo, come vedete, non sta entrando corrente. Buongiorno a tutti e bentornati in un nuovo video. Guardate un po' dove mi trovo. Ebbene, questo posto in tanti di voi se lo ricordano, perché ci abbiamo passato un bel po' di mesi proprio in questo posto qua. Adesso però avete già capito che questo non sarà un video di racconto di viaggi eccetera, ma sarà un video di spiegazione, lavorazione eccetera e nuovi spoiler sui nuovi lavori che andremo a fare. Ebbene, voi sapete che abbiamo fatto tanti lavori, ma sapete anche che la mia mente continua a rimanere in movimento, quindi i lavori non sono finiti. Ma prima volevo scusarmi con tutti quelli di voi che hanno visto che ultimamente siamo un po' assenti sul canale, più che altro perché, aspettate che mi siedo qua un attimo, siamo davvero incasinati. Io in primis sono praticamente a Mantova tutte le settimane, trasferta, perché siamo appunto pieni di lavoro dopo la fiera di Parma. Altra parentesi, grazie mille a tutti quelli che sono passati a trovarci dalla fiera di Parma e ci siamo conosciuti, ci ha fatto stra piacere. Adesso però è finita la fiera, siamo tornati al lavoro. Questo sabato e questa domenica però sono di relax, perché giustamente bisogna godersela. Ebbene, siamo qua al van per farvi vedere una cosa molto molto interessante, che sarà tra l'altro un punto di partenza per i prossimi video. Ma non vi preoccupate, perché abbiamo ancora 3-4 video per quanto riguarda il viaggio in Danimarca, non è finito. Sono rimasto un po' indietro con l'editing questa volta, ma torneranno più che mai sul canale, quindi rimanete lì. Per quelli di voi che vi piacciono i nostri viaggi, non temete, perché finirà la Danimarca, ma poi dopo dovremo strutturare altre tipologie di viaggi da portare qua sul canale. Giustamente, torniamo però al discorso dei lavori su questo camper. Allora, già vi dico che comunque non è questo il video, ma già vi do uno spoiler, che tutti i lavori che noi abbiamo fatto, quindi di coibitazione, di impianto elettrico eccetera, sono andati da Dio. In Danimarca non ci hanno creato nessun tipo di problema, tranne uno purtroppo, che già vi avevo accennato che non era molto performante, e proprio questo problema è quello dell'impianto solare. Infatti noi al momento abbiamo su due pannelli da 110 watt l'uno, quindi un totale di 220 watt. Sono pannelli ancora di vecchia concezione, quindi non sono quelle nuove, c'è le PERC con tanto coefficiente di assorbimento del solare, insomma una vecchia concezione. Uno dei due molto probabilmente si è bruciato, comunque non funziona come deve funzionare. Infatti abbiamo avuto dei problemi in Danimarca per quanto riguarda il solare, praticamente abbiamo sempre caricato un massimo di 3-4 ampere, pochissima roba, anche quando c'era il sole. Infatti già vi dico che uno dei prossimi grossi lavori che andremo a fare sarà l'impianto solare, ma affidato a questo impianto solare dovremo aggiungere altra autonomia, perché sì, noi al momento abbiamo 200 ampere sotto il sedile di Claudia, una batteria della Zenith al litio ovviamente, la quale non ci ha mai creato nessun tipo di problema, e nonostante gli aggiornamenti che abbiamo fatto tutto l'impianto Victron, la batteria l'ho tenuta, perché appunto va benissimo. Però abbiamo visto che comunque utilizzandolo soprattutto con nuovi consumi all'interno del mezzo, con inverter eccetera, la batteria dura sì, ma vorremmo avere più autonomia, soprattutto se dovessimo rimanere fermi un po' di più. Questo ve lo dico perché a Parma ero parcheggiato giù col camper nella zona elettrificata, di proposito non ho utilizzato subito il cavo dalla 220 per vedere quanto mi durava. Ebbene, dopo 2 o 3 giorni ho dovuto attaccarlo sotto la corrente, un po' per il tempo brutto perché ha piovuto, ma come secondo perché davvero comunque dopo un po' è vero che hai una 200 ampere ma prima o poi si scarica. Ma perché vi sto dicendo questo? Perché vorremmo sì ampliare il discorso della batteria, il problema sono gli spazi, ragazzi, perché noi al momento, se vi ricordate bene, abbiamo il sedile di Claudio dove c'è la Zenith e il mio sedile dove ci abbiamo sotto la centralina della Shout, quindi la centralina del mezzo, cosa che appunto non si può andare a togliere o spostare in un altro posto perché ormai è già tutto cablato lì, quindi sarebbe un peccato, sarebbe soprattutto un casino andare a spostare tutto. Ebbene, la prima opzione è aumentare il pacchetto solare, quindi ricaricare più velocemente la batteria, in questo caso della 200 ampere. Però come secondo step vogliamo appunto aggiungere una batteria, ma non avendo spazio abbiamo optato per andare ad integrare, oltre alla power station che vedete qua dietro a me, la River 2 Pro dell'EcoFlow, un'altra power station molto più capiente, molto più grossa, per riuscire ad avere più autonomia e quindi andare a sopperire a tutti quei carichi tra cellulare, macchina fotografica, computer eccetera, tutti quei dispositivi che alla fine andiamo a collegare in giro, in modo tale che andremo a ampliare il tutto. In molti di voi durante la fiera di Parma mi hanno chiesto: ma cosa ne pensi delle power station, visto che tu comunque voi le utilizzate da tanti anni eccetera? Allora, io come vi ho detto già allo stand di Camper Tours, le power station sono utili sì, dipende cosa ci volete fare, dipende già il vostro, diciamo, assetto, passatemi il termine, per quanto riguarda il vostro impianto elettrico e soprattutto appunto le situazioni in cui le
li volete utilizzare. Noi li utilizziamo praticamente da 2 anni più o meno, e nonostante già da 2 anni abbiamo una 200 ampere al litio. Ma questo perché? Perché comunque quello che ti può dare la power station, quindi una portabilità, usarla dentro, usarla fuori, spostarla, noi la utilizziamo anche in casa quando siamo fermi, la spostiamo sul comodino per caricare i cellulari eccetera, per non alzarci ad andare a caricarle sotto la presa 220. Quindi la portabilità proprio che questi apparecchi vi offrono, purtroppo l'impianto al litio fisso non è in grado di fornirvela, perché una volta che è installato è fisso lì, non è che ogni volta potete spostare, staccare i cavi e spostare le batterie. In più, altra cosa, mi riallaccio alla nostra necessità al momento, questi apparecchi, data la loro forma molto portatile, si prestano per riuscire a portarcele dietro, o mettendole sotto la dinette, o mettendole nel gavone, o mettendole in mezzo tra un sedile e l'altro, cosa che purtroppo le batterie fisse questa cosa non ce la possono dare. Noi fino ad oggi abbiamo sempre utilizzato la River 2 Pro, che appunto è quella che vedete sempre nei nostri video, che è qua dietro, la quale, avendo 768 watt-ora, che se noi facciamo il calcolo diviso 12, che poi alla fine sono le nostre utenze, equivalgono più o meno a 64 ampere di capacità. Però capite che la nostra da 200 e quella da 60 va sì bene, però o giustamente dopo un po' si scarica anche lei. Ebbene, abbiamo optato invece per questa bestiolina qua, che è molto molto più grossa. Adesso vi vado a elencare le caratteristiche principali, poi dopo vi rimando al sito, così per quelli di voi che sono interessati a capire nel dettaglio tutte le varie capacità, le varie caratteristiche, possono andare sul sito. Però stiamo parlando di 2048 watt-ora, che facendo il calcolo matematico con la calcolatrice alla mano diviso 12, ragazzi, stiamo parlando di una batteria da 170 ampere, quindi è 30 ampere meno di quella che noi abbiamo sotto sedile. La cosa buona però è che dentro tutta questa scatola qua noi abbiamo sì la batteria, abbiamo l'MPT, perché ovviamente poi si allaccia anche il discorso del solare, abbiamo un inverter, e qua, ecco qua, andiamo ad aggiungere, oltre al nostro inverter da 1600 watt del Multiplus che abbiamo sotto la dinette, qua andiamo ad aggiungere un inverter molto molto più potente. Infatti stiamo parlando di un inverter da 2400 watt, con un picco massimo che arriva fino a 4800 watt. Ovviamente, cosa che consiglio sempre anch'io quando parlo degli inverter, il picco massimo va preso con le pinze, perché è un picco dove vi consente di accendere gli elettrodomestici che come spunto iniziale ce l'hanno un po' più potente, però non dovete fare affidamento per tutto l'utilizzo dell'apparecchio, perché è solamente un picco per qualche secondo. Quindi teniamo conto 2400 watt, quindi noi a questo punto ci ritroviamo due inverter nel camper, uno da 1600 e uno da 2400, non che ne abbiamo bisogno tutti e due insieme, però comunque è già compreso all'interno, tanto di guadagnato. La cosa differente rispetto alla River 2 Pro che abbiamo sempre utilizzato è il peso. Infatti pesa leggermente di più, siamo a 23 kg, però capite che c'è molta più componentistica all'interno. Soprattutto parliamo di due uscite USB-C, nella River 2 Pro ne avevamo solo una, qua ne abbiamo due da 100 watt, e in più abbiamo due USB-A con ricarica veloce e due USB-A con ricarica normale. Ovviamente anche lei è sempre Bluetooth come tutta la linea EcoFlow, ma soprattutto ha un Wi-Fi interno. Noi con la River 2 Pro abbiamo sempre utilizzato un Wi-Fi collegato al nostro modem della OG-Link, dove ci troviamo sostanzialmente bene fino adesso. Collegheremo anche questa al Wi-Fi per controllarla da remoto. Noi già con tutto l'ecosistema Victron possiamo controllare da remoto tramite il VRM. In più adesso, avendo anche questa qua sotto Wi-Fi, controlleremo anche lei per quanto riguarda la carica e la scarica. Ma i benefit non sono finiti, perché appunto rispetto sempre alla River 2 Pro, scusatemi se io faccio il paragone, però mi baso sempre su di lei come proporzione, perché abbiamo sempre utilizzato lei. Noi avevamo 3 uscite Schuco, come potete vedere 220, in questo caso ne abbiamo ben 4, quindi possiamo collegarci molte più utenze contemporaneamente. Ma in più la cosa bella è che rimane sempre l'uscita accendisigari, quindi 12 volt con la sua copertura che si va a coprire, e poi abbiamo due uscite DC da 3 ampere massimo. Questo cosa ci serve? Ebbene, come potete vedere, ce l'aveva anche la River 2 Pro collegata proprio qua. Noi, attaccato a questa uscita, ci colleghiamo direttamente il modem della OG-Link, molto comodo, perché così non utilizziamo prese 220 eccetera, ma utilizziamo la power station per far funzionare il modem. Infatti il nostro modem è sempre qua sopra in alto, come potete vedere
c'è il cavo che si collega direttamente alla power station qua. Idem con patate, sarà lo stesso discorso anche su questo. La cosa bella di questa power station è, come vedete, possiamo accendere e spegnere tutte le prese, quindi accendere il gruppo 220, tutto il gruppo invece 12 volt per quanto riguarda appunto queste prese qua, e ovviamente anche andare a spegnerle. In più, cosa differente rispetto alla River 2 Pro, abbiamo un coperchietto, quindi una copertura che ci dà accesso ai metodi di ricarica. La presa 220, che questa qua è sempre presente, come anche nella River 2 Pro o comunque come tutta la linea EcoFlow, ma in più qua possiamo andare a controllare la velocità di ricarica. In base a questo pulsantino noi andremo a prelevare molta più corrente dalla rete 220, quindi quella da muro. Ma cosa è molto più importante, infatti mi riallaccio al discorso del solare, e qui dopo capirete anche nei prossimi video, abbiamo ben due entrate per il solare, perché la Delta 2 Max riesce a prelevare un massimo di 1000 watt dal solare, quindi possiamo avere due strisce da 500 watt l'una, cosa molto molto importante. Infatti, a differenza sua che massimo portava 500 watt, qua abbiamo raddoppiato la nostra ricarica. Avremo sempre anche per lei la ricarica tramite 12 volt, ovviamente capite la capienza, sicuramente con la 12 volt ci si mette parecchio tempo. Infatti, per quanto riguarda le ricariche che noi andremo a sfruttare, saranno sicuramente il solare, e dopo nei prossimi video capiremo anche come, e attenzione anche la ricarica tramite alternatore. Non è questo il video, però preparatevi, nei prossimi episodi capiremo bene anche come ricaricarla tramite alternatore, perché è una chicca davvero davvero super. Ma l'altra cosa che mi è piaciuto molto dell'EcoFlow Delta 2 rispetto alla River 2 Pro sono queste due piccole porte, guardatele un po' sul lato. Grazie a queste due piccole porte riusciamo ad attaccarci altre batterie. Al momento adesso noi non ce le abbiamo, vedremo in futuro, più che altro perché sono espandibili, possiamo arrivare fino a un massimo di 6 kW, quindi avete capito bene, 6 kW, non ci arriveremo mai perché non avremo bisogno, però all'occorrenza si può fare, anche perché vi ricordo che questi dispositivi, soprattutto in questi ultimi anni, vengono utilizzati tanto anche a livello civile, a livello domestico, nelle abitazioni. Quindi nelle abitazioni portarla magari a 6 kW sicuramente ha molto più senso rispetto che in un veicolo ricreazionale. Un'altra cosa in più rispetto all'impianto al litio, quello di serie, sì, si può espandere come vi ho detto prima, però bisogna andare ad aggiungere altre batterie, bisogna trovare lo spazio. Qua è vero che comunque anche queste occupano spazio, però è molto più gestibile perché lo si può spostare dove si vuole, e si possono tenere anche all'esterno, non per forza nascoste sotto le dinette. E nella parte davanti vediamo se con il riflesso ci si riesce a vedere, ecco, vediamo le ore rimanenti come appunto nelle sue precedenti versioni, la percentuale, in questo caso 66%, perché l'ho utilizzata un bel po' per andare a capire un po' come funzionava e quanto funzionava prima di fare il video e di portarvelo sul canale. Abbiamo due dati per quanto riguarda l'input e l'output dei watt, quanto stiamo consumando e quanto stiamo caricando. Ma ovviamente va bene le caratteristiche, va bene spiegare il tutto, però io adesso andrei a fare qualche prova, soprattutto per quello che ci interesserà a noi, quindi ricarica con il solare, e poi dopo vi andrò a spiegare come andremo ad integrarla con il solare sul tetto, e ricarica della batteria al litio, quindi la batteria nostra fissa del mezzo, perché sì, come abbiamo visto in altri video, per quei di voi che se li sono persi andateli a prendere sul canale, con le power station si può anche ricaricare la batteria del mezzo, quindi la batteria dei servizi. Adesso capiremo come, però andiamo a fare un po' di prove, così andiamo a metterla un pochino sotto stress e capiamo il tutto. Mi sono posizionato con il computer attaccato direttamente alla presa USB-C da 100 watt, adesso lo accendiamo così almeno incomincerà a ricaricarmi il computer, ma poi soprattutto mi sono già munito di cavo con connettori MC4 per quanto riguarda la ricarica solare, quindi l'ho già attaccato sul retro della power station. Adesso al momento stiamo consumando 97 watt, ovviamente ci dice 13 ore residue con questa tipologia di carica. Sono a tirare fuori il mio pannello solare da 200 watt che ormai ce l'abbiamo da un anno, collegando i pannelli solari fuori. Se vi ricordate bene, abbiamo utilizzato anche questo metodo durante la ricamperizzazione perché non avevamo corrente nel camper. Ovviamente adesso vado ad agganciare il positivo e il negativo dell'MC4 direttamente sul retro della nostra EcoFlow.
Infatti guardate qua come si presenta sul retro con il solare collegato. Beh, giustamente ragazzi, quando io voglio fare queste prove il sole sparisce dietro di me, dietro le nuvole, quindi adesso praticamente staremo caricando poco e nulla, però non ci importa, andiamo avanti con il video e poi dopo vediamo che cosa succede durante questa giornata. Infatti al momento stiamo buttando dentro solamente 29 watt, ma fa niente, lasciamolo così perché voglio farvi vedere come cambia questo dato non appena arriva un po' di sole e lei comunque incomincia a immagazzinare davvero davvero velocemente i watt. E intanto che esce il sole mi metto proprio qua dietro con lo schermino della Victron per farvi vedere quanto al momento stiamo caricando poco con il pannello solare sopra, che voglio dire sarebbero due, però purtroppo ne funziona solo uno da quanto mi sembra di aver capito. Mentre la Power Station sta già immagazzinando 29 watt grazie al pannello solare messo in quella posizione lì, noi con i pannelli solari sul tetto stiamo buttando dentro solamente 9 watt 11 watt. Difatti andiamo nell'elenco, andiamo a vedere lo Smart Solar, infatti sta praticamente lavorando a 15 volt come tensione, 18-15 volt, e sta generando praticamente nulla, uno 0,8 ampere che equivale a 11 watt. Sostanzialmente l'upgrade che vorrò fare io sarà, sì, prima cosa andare a aumentare i pannelli solari sul tetto. Già vi spoilero, segnatelo questa cifra, noi adesso siamo a 220 watt, secondo i miei calcoli dovrei riuscire ad arrivare a 510 watt sul tetto di pannelli solari fissi, di cui alcuni di questi andranno a ricaricare proprio lei o le altre sue due sorelle nuove che le vedremo sempre qua sul canale prossimamente. Quindi ci sarà lei, che sarà la versione quella un po' più potente, passatemi il termine, capiente, ma poi EcoFlow ha fatto anche dei nuovi modelli che li vedremo qua sul canale. Noi ci troviamo da Dio con questo marchio, lo utilizziamo praticamente da quando siamo partiti per la Norvegia, se non mi ricordo male, quindi praticamente un anno e mezzo fa. È una marca molto affidabile, i prodotti sono molto affidabili, infatti tanti di voi allo stand ci hanno chiesto come marchio questo fronte agli altri marchi sul mercato. Loro sono affidabili, nel caso doveste avere qualsiasi problema vi rispondono subito. Anzi, tra l'altro, se voi avete avuto delle esperienze, dei feedback da lasciarci qua sotto nei commenti, scriveteci, così da dar modo agli altri che sono interessati a questi prodotti, ed è comunque una condivisione, anche perché ragazzi questo canale, il nostro canale, come vi ho sempre detto, è sì un canale di viaggi, ma in primis è un canale di condivisione, quindi tutte le cose che voi vedete qua sul canale sono cose che noi utilizziamo quotidianamente, cose nelle quali noi ci crediamo, e se fossero delle cagate, passatemi il termine, non saremmo neanche qua a farvele vedere. Mentre sto parlando le ventole sono partite, ma lievemente, ovviamente non partono a bomba ma partono gradualmente, quindi in base al surriscaldamento della Power Station stessa loro si regolano. Adesso però ha smesso di farlo, e soprattutto le vedrete partire quando magari ci sarà una carica in entrata e una scarica in uscita, dove praticamente è la situazione tra virgolette peggiore di surriscaldamento, e quindi anche loro andranno a funzionare. Però per quanto riguarda l'altro tipo di ricarica, quindi quella dell'alternatore, non vi dico ancora nulla, vi tengo sulle spine, perché ovviamente andando a mettere fissa non possiamo fare affidamento solo sul solare o solo sulla ricarica quella 12 volt, dobbiamo dargli una ricarica un po' più potente, soprattutto in viaggio, visto che noi comunque, come ben sapete, siamo molto itineranti con il nostro camper, non rimaniamo mai le settimane ferme ma facciamo 2 o 3 giorni più o meno, massimo 4 fermi, e poi dopo ci spostiamo. Abbiamo bisogno di ricaricare lei e le altre sue sorelle, se ce le portiamo dietro, in maniera abbastanza veloce, diciamo. Questo è un video tra virgolette introduttivo, quindi vi faccio vedere il nostro nuovo upgrade che stiamo portando qua sul nostro camper, ma ovviamente come vi ho detto prima ci saranno degli altri video continuativi per andare a chiudere il cerchio, e poi dopo con il lavoro che faremo sul tetto, che quello sarà proprio il lavoro finale del solare. Adesso però sono andato a collegare anche il nostro phone da 1200 watt, come potete vedere si è abbassata anche l'autonomia delle ore, quindi adesso siamo a 12 ore e si è accesa la spina Shuko a 50 Hz. Adesso lo andremo ad accendere normalmente come lo utilizziamo di solito, al massimo della potenza, e infatti ci sta consumando un 1184 watt, e come potete vedere le ore si sono abbassate a 1. Se lo vado a abbassare di un grado, andiamo a abbassare anche l'output, quindi 753 watt. Sono partite le ventole, infatti vedete il simbolino che sta funzionando. Adesso le ore ovviamente aumenteranno nel momento che io vado a calare
adesso lo sto mettendo al minimo il phone, vedete che sono aumentate parecchio le ore di autonomia e i watt ovviamente anche loro sono calati. Diciamo che anche questa prova qua del phone, che è la classica tipica prova che si fa ma non per farvi vedere che funziona il phone, perché non c'erano dubbi sul fatto del funzionamento, ma più che altro per farvi capire che avendocela fissa nel nostro camper noi possiamo andare a usufruire della Delta 2 Max magari per tutte queste utenze dove la batteria al litio del mezzo te la abbassano. È quella più importante, più che altro perché se dovesse scaricarsi lei non possiamo più usare tutte le utenze del mezzo, quindi il nostro obiettivo è utilizzare per tutte le utenze quelle in più l'EcoFlow, e invece per quanto riguarda la batteria del mezzo andare a utilizzare per il frigo, per le luci, per il secondo frigo che noi abbiamo, perché vi ricordo che noi abbiamo un frigo che utilizziamo che abbiamo messo nel gavone, infatti ad oggi i nostri consumi sono aumentati soprattutto per lui, e quindi anche questa è un'altra motivazione del perché stiamo andando ad integrare con una power station molto più potente rispetto alla classica che noi abbiamo sempre avuto. Però al di là di queste prove che tutto funziona, vi faccio adesso anche vedere come andare a ricaricare la batteria del mezzo, quindi quella dei servizi, la litio della Zenith, con la nostra Delta 2 Max tramite l'uscita 220. Per poterlo fare infatti abbiamo bisogno di questo adattatore, quindi da sciuco a presa industriale, dove noi siamo già di fianco al nostro mezzo, andiamo ad inserire la presa come se ci dovessimo collegare alla 220 nel campeggio, andiamo a prendere l'adattatore, lo andiamo a mettere sull'altro terminale maschio per quanto riguarda la presa industriale, quindi facciamo una sorta di adattamento, dopodiché prenderemo il tutto e lo andiamo ad incastrare sul retro della nostra Delta 2 Max con la nostra sciuco. Come vedete adesso è tutto collegato anche al camper, quindi in questo caso lei è pronta a derogare dei watt, quindi una ricarica. È uscito un po' di sole timido e stiamo caricando 63 watt, nulla di che, ma dalla nostra centralina del mezzo come vedete non sta entrando corrente, questo perché il Multiplus è spento, quindi adesso noi dovremo andare ad accendere il Multiplus, quindi il nostro caricabatteria, su Charger Holly. Ovviamente andiamo ad alzare piano piano gli ampere perché non siamo collegati a una colonnina esterna, però andiamo a vedere quanto ci può erogare, perché grazie al digital control della Victron noi riusciamo a regolare gli ampere in ingresso. Adesso aspettate un secondo che si accende, è andato in modalità di ricarica, come vedete adesso sta prelevando un 68-89, adesso si stabilizzerà dalla rete esterna che in questo caso è la nostra EcoFlow. Ok, dovrebbe stazionarsi intorno ai 300 qualcosa watt, e infatti come vedete dalla nostra EcoFlow stanno uscendo 391 watt, quindi quello che lei sta erogando lo stiamo buttando dentro la nostra Zenith che è lì sotto tramite il Multiplus invece che è là sotto. Un po' un giro di componenti, però se capite un attimino il concetto e siete in una zona appunto remota che non potete collegarvi alla 220 e purtroppo ci avete la batteria scarica del mezzo, con questo sistema lo si può caricare. Ovviamente vale sia per la GM che anche per il litio, perché tanto presa esterna è presa esterna, però ci potrebbe salvare da situazioni poco simpatiche. Ma ovviamente noi siamo qua per mettere alla prova la nostra EcoFlow, quindi andiamo ad alzare gradualmente gli ampere in ingresso e adesso automaticamente vedremo che entreranno molti più watt dalla nostra EcoFlow e quindi dalla rete. Vedete un po' che siamo saliti addirittura a 700-800 watt e stiamo buttando dentro in batteria, come potete vedere, 48 ampere, quindi praticamente noi di solito quando siamo in viaggio con il nostro Orion generiamo 50 ampere, qua praticamente è come se fossimo in viaggio. E intanto però controlliamo che la nostra EcoFlow stiamo quasi generando 900 watt, ovviamente le ore sono scese a un'ora, tiene botta senza problemi. Tra l'altro vi faccio sentire adesso le ventole, si sono anche spente le ventole adesso e quindi non c'è neanche sul riscaldamento, lei tiene botta alla grande con 889 watt fissi in uscita. Quindi in una situazione di questo tipo mi viene da pensare, se avessimo molti più wattaggi sul tetto per quanto riguarda il solare, quindi stiamo già caricando la nostra batteria primaria, la chiamo così, quella della Zenith, già con i pannelli solari, in più grazie sempre ai pannelli solari stiamo caricando magari l'EcoFlow, potremmo andare a mettere anche una striscia di pannelli solari esterna come ho messo adesso, quelli pieghevoli, quindi ci sarà
sarebbe una carica ulteriore dell'EcoFlow, e poi magari grazie all'EcoFlow possiamo caricare la nostra batteria di servizi. Quindi è un giro di corrente a gratis tramite pannelli solari ed EcoFlow, quindi generatore elettrico, e noi avremmo la nostra batteria del camper quasi sempre carica anche nelle situazioni spiacevoli, perché come potete vedere stiamo immagazzinando 122 watt, 117 per quanto riguarda il solare, e ne stanno uscendo 792 per quanto riguarda la ricarica della nostra batteria al litio. Se noi già qua avessimo una striscia di pannelli solari da 500 watt e ci fossero ovviamente le condizioni, vedete che adesso sale, appena esce un po' di sole va come salgono i watt in ingresso. Tenete presente, qua siamo a 139 e qua siamo a 50 watt per quanto riguarda il solare sul tetto. Adesso capite del perché voglio fare l'upgrade con il solare. Stesse condizioni, qua stiamo immagazzinando praticamente più del doppio di quello che girano i nostri pannelli. Però a parte questo, a me piace fare questo tipo di test e spero sempre che piacciono anche a voi, più che altro perché facendo questi tipi di test si riesce davvero a capire le potenzialità in questo caso di questo prodotto e automaticamente anche capire quando ne abbiamo bisogno, perché magari non tutti ne abbiamo bisogno, ognuno ha le nostre, ha le esigenze diverse, ognuno ha i consumi diversi, una cosa che io dico sempre. Però io faccio sempre caso nel nostro campo, nella nostra vita, nelle nostre abitudini. Quindi tutto quello che vedete nei nostri video ormai lo sapete, ragazzi, che comunque sono cose che noi trattiamo praticamente quotidianamente e riguardano la nostra esperienza. Poi ognuno di noi è libero di gestirsela come meglio crede. Altra cosa che vorrò fare, adesso ho fatto il collegamento volante all'esterno come avete visto per collegarmi alla presa 220, però lo vorrò fare tramite un suo magnetotermico dedicato, un po' come avevamo fatto per quanto riguarda l'inverter, sotto sempre la nostra panchetta, in modo tale che switcherò all'occorrenza e ci collegheremo con lo spinotto 220 per la ricarica tramite la nostra power station. Queste sono tutte cose che vi sto snocciolando adesso giusto per rendervi partecipe, però sicuramente le vedremo poi dopo nei prossimi video. Io spero sempre che questo tipo di contenuti, ragazzi, di upgrade, di viaggi, comunque contenuti in generale che noi portiamo sul canale, possano piacervi. Sicuramente quando ci incontriamo e quando vediamo ognuno di voi i feedback sono sempre positivi, perché sapete, riuscire a trasmettere quello che uno ha in testa tramite il video non è mai molto semplice, anzi è molto molto difficile, perché poi dall'altra parte non si sa mai chi è che c'è che comunque ci guarda. Però questo è molto bello, ci fa molto molto piacere. Ovviamente le sorprese non sono finite, io ve lo dico a titolo informativo, poi dopo andate a vedere voi tranquillamente sul sito, tanto vi lascio tutti i link qua sotto. Pensate che dal 18 settembre, che è già incominciato, fino al 16 ottobre sono in sconto sul sito, perché molti di voi ce l'hanno chiesto, io vi ho detto aspettate perché faranno i saldi autunnali. Infatti sono in sconto sul sito fino al 29% di sconto, ma poi attenzione attenzione, perché qua quest'anno EcoFlow ha un pochino più esagerato. Infatti da domani, che sarà l'8, per questo che il video lo stiamo facendo uscire oggi che è il 7, da domani che sarà l'8, quindi 8 e 9 ottobre, questi prodotti qua andranno in sconto fino al 42%, quindi quasi il doppio di quelli che erano in sconto fino adesso. Per quelli di voi che sono interessati andate a vederli. Per qualsiasi altra cosa scriveteci qua sotto nei commenti, domande, delucidazioni eccetera, e noi ci vediamo al prossimo video. Adesso vediamo questa settimana se farlo uscire già domani o magari mercoledì o giovedì, adesso vediamo il continuo del viaggio in Danimarca. Ma poi preparatevi, perché avremo un mega upgrade per quanto riguarda il solare collegato a tutto questo discorso. Vabbè dai, ne vedremo tante altre di belle cose sul canale. Ciao ciao, grazie mille a tutti, alla prossima. Ciao ragazzi, ciao 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 ciao.